tutto è nato in una maniera proprio istintiva, nel senso una mia necessità, inconsciamente il bisogno di creare altri mondi, forse un mondo che io immagino migliore, come vorrei che fosse, la sensazione che provi quando entri in una vasca da bagno, quella sensazione di leggerezza e anche chiusura, no, dalla realtà. La sorpresa dell'evoluzione della pittura nell'acqua è uno degli elementi per me fondamentali. Per me era proprio importante passare, diciamo, dalla carta o comunque da una tela a un elemento che raccontasse un fluire, un'evoluzione anche che è impossibile da controllare. Nove minuti è il riferimento alla videoinstallazione che dura in effetti, quando la quarta parete si chiude, 9 minuti esatti. Al limite si riferisce anche al fatto che cerca di andare oltre il limite e tra l'altro tecnicamente anche un loop, quindi quando finisce rinizia. Nella prima sala sono distribuite in maniera quasi ritmica una serie di Polaroid 10-13 che raccontano, diciamo, la parte sperimentale del lavoro che mi ha poi portato a realizzare la videoinstallazione. Anche un progetto che per me è stato molto importante è stata la realizzazione del libro d'artista, un libro, un oggetto che potesse raccontare le varie fasi del mio lavoro. Alla fine il libro è un oggetto, è una scatola dove comunque sei portato ad entrare, il formato è il formato della Polaroid e ho chiesto a tre, io li chiamo artisti, di discipline diverse, quindi a una poetessa, a un chimico e a un compositore di dare la loro interpretazione del progetto. Ho pensato che la miglior poesia che potesse rappresentare il mio lavoro fosse la poesia haiku, che in pochi versi lascia immaginare, diciamo, un infinito. Ho chiesto a un compositore italiano, Lucio Gregoretti, di scrivere uno spartito musicale che rappresentasse il ritmo del movimento del video. No, il video è in silenzio, in realtà, e la sua composizione non sarà mai suonata, e quindi rimane il potenziale di una musica che ci sarebbe potuta essere. Il processo è molto semplice, uso una vasca, lavoro a terra e vado alla ricerca allo stesso tempo di varie sostanze, che è la parte sperimentale dove attraverso la fotografia cerco di sperimentare le varie sostanze mischiandole anche a seconda della temperatura dell'acqua. Poi me le rivedo un po' tutte insieme e inizia, diciamo, il progetto finale, il momento dove apposta dipingo sulla superficie dell'acqua e lascio muovere la pittura fino a che scompare completamente.